Il rinascimento del cinema ciociaro, bullismo e disagio sociale al centro di un film che si sta girando in queste settimane tra Cassino e la Val Comino. Claudio Fiorenzoli. Profuma sempre più di gioventù il cinema ciociaro. Un nuovo film sta per venire alla luce, Prigioniero di un segreto. Sarà nelle sale in autunno. Lo si gira proprio in questi giorni tra Cassino e la Val Comino. Giovane il produttore Francesco Gagliardi, altrettanto il regista Carlo Fusco, addirittura ventenne ma già fermato, uno degli interpreti principali Andrea Iervolino.